Meta, che bello paese. Parliamo con una metese doc che vive lontano, ma lascia sempre il suo cuore qui. Buongiorno Giovanna De Pasquale. Questi tuoi libri, queste tue poesie, che cosa ci vogliono dire? Vogliono dire l'amore, l'amore per la terra, l'amore per gli affetti e l'amore per la gente, Soprattutto. l'amore per il dialetto. Io ho conservato quest'amore grandissimo, lo coltivo continuamente, leggendo libri che possano soddisfare questo mio interesse, sia di tipo saggistico. L'ultimo che ho letto è un bellissimo libro sul dialetto a Napoli. Ormai è una lingua che Sì, non possiamo neanche più chiamarlo dialetto. è da quando Pasolini ha detto che i dialetti sono lingue e È hanno il dignità espressiva pari a quelle della lingua. nostro patrimonio, in È solo, effetti. sono solo lingue, dice, Sfumature. più piccole, più ridotte, ma espressive. Ecco. Senti, allora le tue poesie sono anche in dialetto napoletano o tutte in lingua? Sono in parte in lingua, ma ce ne sono poche in queste raccolte di quelle in lingua. L'ho messo soprattutto perché per far capire che il mio dialetto è una scelta, che scrivo anche in italiano, ma la mia predilezione è per il Soprattutto dialetto, in che è il dialetto. dialetto metese. Metese, metese, Metese. come si sente l'attaccamento e il tuo cuore che resta radicato proprio qui, Sì. nonostante tu viva fuori. Metese perché le parole che mi hanno allevato, che mi hanno cullato come in un bozzo, sono parole metesi e rappresentano quel fondo di fanciullezza che ci avvolge e ci consola sempre. Quale delle tue poesie sei più legata? Un verso solo. Anche se dobbiamo dire che le tue poesie le abbiamo conosciute nelle passeggiate itineranti fatte per Meta, e in ognuno c'è la tua espressione così sorridente, così piena di Grazie. luce. Siamo di fronte a un panorama così splendido. Oggi il mare parla un Parla suo da solo. linguaggio cupo, ma affascinante. E allora i versi che mi vengono in mente sono: Vulesse essere una scuoglia, notte e giorno mi somar, per fa vostra innamorata, quando inganna la luna chiara. Bellissimo, Giovanna. Senti, quando avremo il piacere di sentirti recitare qualcun'altra poesia, non solo due versi, ma parlarcene ampiamente? Sarà l'8 di questo mese, L'8 mercoledì, maggio, mercoledì sì, 8 maggio, alle alle ore 19:30 presso il centro di Casa Starita di ore. Che i metesi sanno benissimo dov'è, ma noi per essere più precisi, Casa Starita, dove c'è stato per un periodo di tempo, ci sono stati gli uffici del E comune, adesso c'è la libreria Engi. dedicata ad Engi, la nostra cara amica Engi. Giovanna, grazie di questa testimonianza e arrivederci a mercoledì 8 maggio. Grazie, grazie a te.